siamo a Milano in occasione del 44esimo congresso nazionale della Società Italiana di Neurologia. Si è parlato di patologie che tutti conoscono, come lo stroke, l'Alzheimer, il Parkinson e così via, ma si parla anche tanto di malattie rare. In particolare sono stati presentati i dati a lungo termine di uno studio molto importante, perché è stato presentato lo scorso anno, è stato pubblicato su Lancet Neurology, che riguarda l'utilizzo di farmaci per la terapia della polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante. Ne parliamo col professor Edoardo Nobile Orazio, professore di neurologia presso l'Università di Milano. Allora, professore, innanzitutto le chiederei due parole di introduzione sulla patologia. Di che cosa si tratta? Ma la polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante, detta anche CDP, è una malattia rara, che ha una prevalenza intorno, a seconda degli studi, dall'1 a 10 su 100.000. È una patologia che colpisce i nervi periferici, che sono quelle strutture che commettono il collegamento il sistema nervoso centrale, cioè il cervello e il midollo, con i muscoli, e che hanno il compito di portare la forza, gli impulsi che controllano la forza, i nostri movimenti, e portare al cervello gli impulsi che danno la sensazione, la portano la sensibilità al nostro cervello. Questi nervi si infiammano, la polineuropatia infiammatoria è una forma autoimmune causata da un'aggressione del sistema immunitario contro il nervo periferico, che quindi viene danneggiato, e quando viene danneggiato il nervo non funziona. La conseguenza è che i pazienti, un 50% dei pazienti, rimane invalido se non viene curato, e arriva ad essere in carrozzina e a non essere in grado di camminare. Se invece trattati, questi pazienti possono superare queste fasi di peggioramento e condurre nel 90% una vita del tutto normale. Quanti sono questi pazienti? Quanto è diffusa questa patologia? Ma è una patologia rara, abbiamo degli studi che parlano intorno a una prevalenza, cioè di pazienti attualmente malati, 10 pazienti su 100.000, infatti rientra nell'ambito delle patologie rare. E quindi, considerando che un 50% di questi pazienti ha una storia, una patologia cronica che dura anni, il tempo medio dura dai 10 a 20 anni, e questo crea dei problemi sul trattamento di questi pazienti, perché noi spesso tutti i lavori parlano di trattamenti a breve termine, dell'efficacia di questi farmaci per 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, e invece nel nostro studio abbiamo fatto uno studio di lungo termine per seguire un po' com'è l'effetto a lungo termine di questa terapia. Ecco, voi avete valutato l'utilizzo endovena delle immunoglobuline verso il prednisolone. Cosa è emerso? Ma prima di tutto, allora, non è che scopriamo niente. Noi sappiamo che in questa patologia sia le immunoglobuline sia il prednisolone sono dei farmaci che funzionano. Sono stati prima confrontati, sono in studi a 6 settimane, quindi molto brevi, abbastanza così, dicevano poco per il fatto che parliamo pronto di una malattia che dura molti anni. Noi avevamo inizialmente confrontato un trattamento cronico tra questi due pazienti. Per quale motivo? Perché le immunoglobuline è un trattamento costoso, è un trattamento che va fatto ripetutamente in ospedale, mentre invece il cortisone è un farmaco che viene solitamente preso per bocca, è un farmaco non molto amato per gli effetti collaterali e per il fatto che tutto sommato può dare aumento dei pesi e dei fenomeni collaterali. Il nostro scopo era vedere quale dei due fosse più efficace, quale dei due avesse dei maggiori effetti collaterali. Nello studio iniziale abbiamo visto in effetti che le immunoglobuline erano più frequentemente efficaci, cioè al termine di 6 mesi rispondevano meglio i pazienti, più frequentemente avevamo più dell'80% dei pazienti che rispondevano, mentre il cortisone, però fatto per via endovenosa, avevamo un 50% di risposta. L'aspetto interessante, che è l'estensione di questo studio, è che trattati questi pazienti per 6 mesi abbiamo deciso di vedere cosa succedeva. Però quello che abbiamo visto è interessante, è che mentre tutti i pazienti che facevano le immunoglobuline dovevano continuare questo trattamento, a farlo endovenoso, quindi tutti i mesi venire, il tempo medio di ricaduta era di 4 mesi, i pazienti che rispondevano, seppure erano di meno, al cortisone, che erano, le dico, il 50% di quelli trattati, una volta trattati avevano alla sospensione della terapia, riuscivano a stare senza alcuna terapia per più di 14 mesi, e questo dava appunto un'idea della maggiore efficacia a lungo termine di questo farmaco. Bene, che messaggio ci viene da questo studio, professore? Il messaggio che ci viene dato è un messaggio secondo me importante, perché riapre un po' la strada al cortisone, che tra l'altro si è visto abbastanza cortisone. Sicuramente le immunoglobuline sono molto efficaci se noi vogliamo avere una risposta rapida ed efficace, però sappiamo che le immunoglobuline, quando sono efficaci, bisogna farle per lungo termine. Il cortisone invece, tutto sommato, è un farmaco che ha un'efficacia più lunga. Il messaggio importante è che non sempre, vista la situazione economica in cui abbiamo, le immunoglobuline sono fattibili, è un farmaco costoso, in numerose regioni è difficile fare, non ci sono solo le immunoglobuline, c'è anche il cortisone che funziona molto bene.